Pesce è tornato dall'America per vendicare tutti gli Venne in operai che Italia e gli erano dire io do, assassinati tutti i giorni. do la vita, perché vedi che c'è di bello nella morte di re che sente la vita, no? Sì, Ammazzato. Umberto I. Quello è un atto bello, vero? Non è un delitto quello Certo. lì, vero? Uno si parte dalla meria, vero? Che c'ha il suo lavoro, è venuto non con l'intenzione di ammazzarlo, me gli hanno fatto ai Papa, in casa a volte, tutto nascosto, tutto. Lui dice, io voglio andare, do la vita, ci metto la vita, Insomma, ha ma voglio pagato con la sua vendicare. pelle, ha pagato con la sua pelle il suo gesto, l'ha pagato come fanno, come No, dice, dovrebbero, io voglio dare un atto, vero? sì, Come ho fatto io, come come ho dovrebbe essere fatto per tutti gli anarchici, di avere dell'aiuto. sempre questo coraggio, no? Sicché, e lui partì con l'intenzione di vendicare il popolo italiano, tutti quelli carneficine di Sì. là. Allora lui partì con l'intenzione, no, di nascondersi, di salvarsi, come gli hanno fatto sugli attentati anche dai Papa, attentati di là. Lui a carte scoperte venne. Aspettò di qui di passare, quando gli era di fronte, e prese un salito sulla carrozza e gli disse, come uomo ti rispetto, ma come tiranno bisogna. E gli sparò. Lui, la mia vita l'ho bellezza, non fece mia neanche l'atto di scappare e cosare. Le armi l'arrestavano, sapeva. Perché era un anarchico vero, perché gli anarchici rispondono delle proprie azioni Sì, direttamente, non lui si se ne poteva, nascondono. ne poteva più. Guarda, ho detto io, un coraggio da ammazzare una mosca, ma se gli è un tiranno, Certo. uno ti può portare alle catastrofi del mondo, a una guerra, alle lotte tra operai e operai, che ci dovrebbe essere tutti questi partiti, dovrebbe essere la massa operaia, ci dovrebbe essere il professore, dovrebbe essere impiegato, che cosa, sono persone, lavoratori anche loro, un architetto, un coso, un'altra, possono contribuire, vero? E dare l'esempio all'onestà, alle cose come stanno, non ci portare, non ci trascinare contro una guerra, se fanno una guerra ora. Con tutti che hanno la bomba atomica, se ci sarebbe una catastrofe, ne risentirebbe anche qualche pezzo grosso storta, Ascolta, sarebbe poco quindi tu non ci vai a votare? bene. Votare? Sì. No. No. E Tanto. perché non vai a votare? E come mai non vai a Perché votare? non ho fiducia con quell'altro, quelli vanno a votare, vedi, per farsi votare, farsi fare la firma, danno Sì. spesso anche milioni e milioni diversi, per andare a comandare e andare e avere il gioco, l'autorità dello sfruttamento del popolo e domarlo come vogliono loro, perché non capisce nessuno, il popolo non capisce, perché si capisce il voto, anche quello, se ti ha fiducia il voto, allora danno proprio a quello che è il vero lavoratore onesto, no? Non il ladro, come gli ha fatto cosa lì, il segretario del partito. Andava a rubare, rubava, tanto pigliava poco, gli dava milioni e milioni di stipendio, questo assassino. Quindi Non gli basta tu non darai mai il tuo voto a queste persone? Non gli darai mai il tuo voto a queste persone, a questi personaggi? No, questi personaggi per me sono assassini, ladri, disonesti, però io non li considero nulla, ma siccome essendo un uomo che prima di tutto deve essere la libertà, che si deve Sì. rispettare, Sì, si sì, sì. deve parlare. Tutti.
No, piano piano, se gli sta già dietro a loro, se non c'è questo un po' di ribellione, e ci levano anche questa piccola libertà che la si è acquistata con tutti i nostri sforzi e sacrifici che si è fatto, come ha fatto per il divertimento. Quindi tu sei per l'astensionismo? Sei un astensionista, insomma, sei deciso a non andare mai a votare? Sì, il voto lo ammetto, perché se uno ragiona il suo cervello, sì, o te o un altro, qualunque, sì, vede gli osservi, dice, ma qual è la strada più diretta? Qual è quello che ha votato? Che sei sicuro questo voto che tu hai dato a socialisti e corrispondesse al tuo desiderio? Allora, se no, tu saresti un socialista, vero? Non dovresti essere. Il socialista non deve fare il gioco del capitalista. Ottavio, ascolta, la batteria adesso è finita, per cui adesso si spegnerà la videocamera. Adesso, siccome la batteria è finita, non c'è più energia nella videocamera, si spegnerà tra poco. Io sono costretta a terminare qui, però poi riprendo, o più tardi oppure magari un altro giorno. Torno a trovarti, sì, così riprendiamo l'intervista. Magari. Tanto comunque le cose sono queste. Se mi trovo, l'avevo principato a farlo. Sì. Vero? Sono un libro scritto dall'inizio. Ma lo posso anche rifare ora. Sì. Quello è importante. Comunque intanto è venuta una bella... La realtà, io ti scrivo proprio la realtà. Certo. La verità. Comunque è venuto un bel filmato, sai? È venuto un bel filmato. Cioè... Ecco, quello mi piacerebbe. Poi te sei fotogenico. Mi piacerebbe, vero, farlo vedere, leggere a più che sia possibile, vero? Di sapere la gente, vero, qual è la strada, qual è le persone, insomma, più adatte. Sì. Io ho dato lì, nella prova l'ho data, perché a cosa io l'ho dato diverse volte, ho fatto anche l'altra volta, divenne veramente i rossi, che hanno sortito Italino Rossi, sì. Ora voglio sapere che mansione che li ha presi i rossi. Glielo chiederemo. Ora voglio provare domani e voglio telefonargli. A telefonargli, sì. Adesso io spengo, terminiamo qui, poi dopo magari riprenderò un'altra volta, va bene? Ti saluto, Ottavio. Ciao. 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 Evviva. Evviva l'anarchia. L'anarchia e la libertà di tutti. Via, fuori tutti quei raioni, tutti gli sfruttatori, tutti, fuori dal governo, sono degni di stare al governo. Mettono persone pulite, sane, vediamo di essere puliti, nobili, ma l'orsa piantare il potere, quindi, certo, piantare il potere, per andare a Montecitorio, laggiù. È tutto un gioco sporco il loro. Rubare lo stipendio, e rubano, gli danno lo stipendio anche. È un gioco sporco la politica, come la fanno loro. Come la fanno loro, lo so. Allora viva l'anarchia. Sì, viva l'anarchia.